Epistola ai Romani, capitolo 1. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva in passato promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio in potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dei morti, Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato, per l'ubbidienza di fede fra tutte le genti per il suo nome, fra le quali siete anche voi chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Prima di tutto, rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata in tutto il mondo. Perché Dio, a cui io servo nel mio spirito mediante l'Evangelo di suo Figlio, mi è testimone che non smetto mai di menzionarvi, chiedendo continuamente nelle mie preghiere che mi sia finalmente concessa dalla volontà di Dio l'opportunità di venire da voi. Perché io desidero grandemente vedervi, per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati. E questo è per essere assieme a voi consolato mediante la fede che abbiamo in comune, vostra e mia. Ora, fratelli, io non voglio che ignorate che molte volte mi sono proposto di venire da voi per avere anche tra voi qualche frutto, come tra gli altri gentili, ma finora ne sono stato impedito. Io sono debitore ai greci e ai barbari, ai savi e agli ignoranti. Così quanto a me, sono pronto a predicare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma. Infatti, io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata in fede, come sta scritto: il giusto vivrà per fede. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità dell'ingiustizia. Poiché ciò che si conosce di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono diventati insensati nei loro insegnamenti, e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti, e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità delle concupiscenze nei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini e ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, da far cose sconvenienti, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunniatori, maldicenti, odiatori di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affezione naturale, implacabili, spietati. Or essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio,
secondo cui quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma si compiacciono pure con quelli che li commettono. Epistola ai Romani, capitolo 1. Epistola ai Romani, capitolo 2. Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché in quel che giudichi l'altro condanni te stesso, poiché tu che giudichi fai le medesime cose. Or noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità su coloro che fanno tali cose. E pensi forse, o uomo, che giudichi con coloro che fanno tali cose e tu pure le fai di scampare al giudizio di Dio? Ovvero, disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Ma tu, per la tua durezza ed il cuore impenitente, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio, che renderà ciascuno secondo le sue opere. In vita eterna a coloro che, perseverando nel fare il bene, cercano gloria, onore e immortalità. A coloro invece che contendono e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, spetta indignazione ed ira. Tribolazione e angoscia spetta ad ogni anima d'uomo che fa il male, del giudeo prima, poi del greco. Ma gloria, onore e pace a chiunque fa il bene, al giudeo prima e poi al greco. Perché presso Dio non v'è parzialità. Infatti, tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno pure senza la legge, e tutti quelli che hanno peccato sotto la legge saranno giudicati per mezzo della legge. Perché non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Infatti, quando i gentili, che non hanno la legge, fanno per natura le cose della legge, essi, non avendo la legge, sono legge a se stessi. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori per la testimonianza che rende alla loro conoscenza, e perché i loro pensieri si scusano o anche si accusano a vicenda, nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Ecco, tu ti chiami giudeo, ti fondi sulla legge e ti glori in Dio, conosci la sua volontà e distingui le cose importanti, essendo ammaestrato dalla legge, e sei convinto di essere guida di ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, istruttore degli insensati, insegnante dei bambini, avendo la forma della conoscenza e della verità della legge. Tu dunque che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi che non si deve rubare, rubi? Tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che non hai abominio agli idoli, ne derubi i templi? Tu che ti glori nella legge, disonori Dio trasgredendo la legge? Infatti, per causa vostra il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili, come sta scritto. Perché la circoncisione è vantaggiosa se tu osservi la legge, ma se sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Perciò se l'incirconciso osserva gli statuti della legge, non sarà la sua incirconcisione reputata circoncisione? E se colui che per natura è incirconciso adempie la legge, non giudicherà egli che la lettera è la circoncisione se trasgressore della legge? Infatti, il giudeo non è colui che appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito e nella lettera. E un tal giudeo, allode, non proviene dagli uomini, ma da Dio. Epistola ai Romani, capitolo 2. Epistola ai Romani, capitolo 3. Qual è dunque il vantaggio del giudeo, o qual è l'utilità della circoncisione? Grande in ogni maniera, prima di tutto perché gli oracoli di Dio furono affidati a loro. Che dire allora? Se alcuni sono stati increduli
La loro incredulità annullerà forse la fedeltà di Dio? Così non sia. Anzi, sia Dio verace e ogni uomo bugiardo, come sta scritto, affinché tu sia giustificato nelle tue parole e vinca quando sei giudicato. Ora, se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Io parlo da uomo. Niente affatto. Altrimenti, come giudicherebbe Dio il mondo? Per cui, se la verità di Dio per la mia menzogna è sovrabbondata alla sua gloria, perché sono io ancora giudicato un peccatore? E perché non dire, come alcuni calunniatori affermano, che noi diciamo, facciamo il male affinché ne venga il bene? La condanna di costoro è giusta. Che dunque, abbiamo noi qualche superiorità? Niente affatto. Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che tanto giudei che greci sono tutti sotto peccato. Come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. La loro gola è uno sepolcro aperto, con la loro lingua hanno tramato inganni. C'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci per sprandere il sangue. Sulle loro vie c'è rovina e calamità. E non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere. E tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Ma ora, senza la legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, verso tutti e soprattutto coloro che credono. Perché non ce ne sia distinzione. Poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui ha Dio preordinato per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi. Durante il tempo della pazienza di Dio. Per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? È escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Noi perciò riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non lo è anche dei gentili? Certo, è anche il Dio dei gentili, perché vi è un solo Dio che giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede. Annulliamo noi quindi la legge mediante la fede? Così non sia, anzi, stabiliamo la legge. Epistola ai Romani, capitolo 3. Epistola ai Romani, capitolo 4. Cosa diremo dunque che il nostro padre Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio, e ciò gli fu imputato a giustizia. Ora a colui che opera, la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito. Invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo a cui Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo: Beati coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato. Ora dunque, questa beatitudine vale solo per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Perché noi diciamo che la fede fu imputata ad Abramo come giustizia. In che modo dunque gli fu imputata?
Mentre egli era incirconciso o circonciso? Non mentre egli era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione, come sigillo della giustizia della fede che aveva avuto mentre era ancora incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono mentre erano incirconcisi, affinché anche loro sia imputata la giustizia. E fosse il padre dei veri circoncisi, il quelli, cioè, che non solo sono circoncisi, ma che seguono anche nelle orme della fede del nostro padre Abramo, che egli ebbe mentre era incirconciso. Infatti, la promessa per essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie mediante la legge, ma attraverso la giustizia della fede. Poiché se sono eredi quelli che sono della legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata, perché la legge produce ira, ma dove non c'è legge non vi è neppure trasgressione. Perciò è per fede, in tal modo essa è per grazia, finché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente a quella che è della legge, ma anche a quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. Come sta scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni. Davanti a Dio a cui egli credette, che fa vivere i morti e chiama a sé le cose che non sono come se fossero. Egli, sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo ciò che gli era stato detto: così sarà la tua progenie. E non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già come morto, avendo egli quasi 100 anni, né al grembo già morto di Sara. Neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. Perciò anche questo gli fu imputato a giustizia. Ora non per lui solo è scritto che questo gli fu imputato, ma anche per noi, ai quali sarà imputata, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Epistola ai Romani, capitolo 4. Epistola ai Romani, capitolo 5. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale siamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto per questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forze, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno andrebbe a morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio. Molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Perciò, come per mezzo di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così anche la morte si è estesa a tutti gli uomini, poiché tutti hanno peccato. Perché fino alla legge il peccato era nel mondo, ora il peccato non è imputato se non vi è la legge. Tuttavia la morte regnò da Abramo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un solo uomo, Gesù Cristo,
hanno abbondato verso i molti. Riguardo al dono, non è venuto come per quell'uno, solo che ha peccato, perché il giudizio è venuto da una sola trasgressione per la condanna, ma la grazia viene da molte trasgressioni per la giustificazione. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno, Gesù Cristo. Per cui, come per una sola trasgressione nella condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure, per un solo atto di giustizia, la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disubbidienza di solo un uomo, i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. Ora la legge interviene affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Epistola ai Romani, capitolo 5. Epistola ai Romani, capitolo 6. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di lui. Perché in quanto egli è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, ma prestate voi stessi a Dio, come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma siamo sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che chiunque vi offriate come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia? Ora sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso. Essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Io parlo nella maniera degli uomini, per la debolezza della vostra carne, perché come un tempo pestaste le vostre membra per essere schiave dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere serve della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora delle cose dalle quali ora vi vergognate? Perché la fine di quelle cose è la morte. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio e la vita eterna in Cristo Gesù. Epistola ai Romani, capitolo 6. Epistola ai Romani, capitolo 7. Ignorate, fratelli,
Perché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che gli vive. Infatti una donna sposata è per legge legata al marito finché egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito. Perciò, se mentre vive il marito ella diventa moglie di un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma quando il marito muore, ella è libera da quella legge, per cui non è adultera se è diventata moglie di un altro uomo. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenerne a un altro, che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano mosse dalla legge operavano nelle nostre membra, portando frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva soggetti, affinché serviamo in novità di spirito e non nel vecchio sistema della lettera. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Il peccato, invece, colta l'occasione per mezzo di questo comandamento, ha prodotto in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Ci fu un tempo in cui io vivevo senza la legge. Ma essendo venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì, e trovai che proprio il comandamento, che era in funzione della vita, risultò essere motivo di morte. Infatti il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi ingannò e mediante quello mi uccise. Così la legge è santa e il comandamento santo, giusto e buono. Ciò che è buono è dunque diventato morte per me. Così non sia, anzi il peccato che mi è diventato morte, affinché appaia come peccato causandomi la morte per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato divenisse estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento. Infatti noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale venduto al peccato, poiché non capisco quel che faccio, perché non faccio ciò che voglio, ma faccio ciò che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, non confermo che la legge è buona. Quindi non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben in me si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che io voglio, non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Infatti, io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Oh miserabile uomo che sono! Chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Epistola ai Romani, capitolo 7. Epistola ai Romani, capitolo 8. Ora dunque, non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il suo proprio figlio in forma simile alla carne di peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo spirito. Infatti, coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Infatti, la mente controllata dalla carne è morte, ma la mente controllata dallo spirito è vita e pace. Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi, quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi.
Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustizia. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali, mediante il suo spirito che abita in voi. Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo: Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo, infatti, che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da adeguarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti, l'intensa speranza della creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. E non solo esso, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito, noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Perché noi siamo salvati speranza? Ora la speranza che si vede non è speranza, perché ciò che uno vede, come può sperarlo ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Nello stesso modo, anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come ci conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi, secondo Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed è anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta, o la persecuzione o la fame, o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi sappiamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Epistola ai Romani, capitolo 8. Epistola ai Romani, capitolo 9.
Io dico la verità in Cristo, non mento, perché me lo attesta la mia coscienza nello Spirito Santo. Ho grande tristezza e continuo dolore nel mio cuore. Infatti, desidererei essere io stesso, anatema e separato da Cristo, per i miei fratelli, miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, dei quali sono l'adozione, la gloria, i patti, la promulgazione della legge, il servizio divino e le promesse, dei quali sono i padri da quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose. Dio benedetto in eterno. Amen. Tuttavia, non è che la parola di Dio sia caduta a terra, poiché noi tutti, quelli che secondo Israele sono Israele, e neppure perché sono progenie di Abramo sono tutti figli, ma in Isacco ti sarà nominata una progenie, cioè non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come progenie. Questa fu infatti la parola della promessa. In questo tempo ritornerò e Sara avrà un figlio. E non solo questo, ma anche Rebecca concepì da un solo uomo, da Isacco nostro padre. Infatti, quando non erano ancora nati i figli e non avevano fatto bene o male alcuno, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio, secondo l'elezione e non a motivo delle opere, ma per colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà al minore. E come sta scritto: io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia verso Dio? Così non sia. Egli dice infatti a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Dice infatti la scrittura al Faraone: proprio per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, e affinché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. Così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu mi dirai dunque: perché trova egli ancora colpa? Chi può infatti resistere alla sua volontà? Piuttosto, chi sei tu, o uomo, che disputi con Dio? La cosa formata dirà colui che la formò: perché mi hai fatto così? Non ha il vasaio l'autorità sull'argilla per fare di essa una stessa pasta, con un vaso ad onore e un altro a disonore? E che dire se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta pazienza i vasi d'ira preparati per la perdizione? E questo per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso i vasi di misericordia, che lui ha già preparati per la gloria. Cioè noi che egli ha chiamato, non solo fra i giudei, ma anche fra i gentili. Come ancora egli dice in Osea: io chiamerò mio popolo quello che non è mio popolo, e amata quella che non è amata. E avverrà che nel luogo dove fu loro detto: voi non siete mio popolo, là essi saranno chiamati figli del Dio vivente. Ma Isaia esclama riguardo a Israele: anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il residuo sarà salvato. Infatti, egli manderà ad effetto la decisione e l'eseguirà rapidamente con giustizia, perché il Signore eseguirà rapidamente la decisione sopra la terra. Come Isaia aveva predetto, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un seme, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Che i gentili che non cercavano la giustizia hanno ottenuto la giustizia, quella giustizia però che desiderava della fede, mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non è arrivato alla legge della giustizia. Perché? Perché la cercava non mediante la fede, ma come se derivasse dalle opere della legge. Essi infatti hanno urtato nella pietra d'inciampo, come sta scritto: ecco, io pongo in Sion una pietra d'inciampo e una roccia di scandalo, ma chiunque crede in lui non sarà svergognato. Epistola ai Romani, capitolo 9. Epistola ai Romani, capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore è la preghiera che rivolgo a Dio per Israele e per la sua salvezza.
Rendo loro testimonianza, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo coscienza. Perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Perché il fine della legge è Cristo, per la giustizia di ognuno che crede. Mosè infatti descrive così la giustizia che proviene dalla legge. L'uomo che fa quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che proviene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo, chi salirà in cielo? Questo significa farne discendere Cristo. Ovvero, chi scenderà nell'abisso? Questo significa far risalire Cristo dai morti. Ma che dice essa? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca avrai confessato il Signor Gesù e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore, infatti, si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Perché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Perché non c'è distinzione fra il giudeo e il greco, perché uno è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheremo colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come diranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone cose. Ma non tutti hanno ubbidito all'Evangelo, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? La fede dunque viene per l'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Ma io dico: non hanno essi udito? Anzi, la loro voce è corsa per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Ma io dico: non ha Israele compreso? Mosè dice per primo: io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione, vi procherò a sdegno per una nazione stolta. E Isaia arditamente dice: io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele dice: tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Epistola ai Romani, capitolo 10. Epistola ai Romani, capitolo 11. Io dico dunque: ha Dio rigettato il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono israelita, della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha rigettato il suo popolo, che ha preconosciuto. Non sapete voi ciò che la scrittura dice nella storia di Elia? Come egli si rivolge al Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti e hanno distrutto i tuoi altari, e io sono rimasto solo, ed essi cercano la mia vita. Ma che gli disse la voce divina? Io mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così dunque, anche nel tempo presente, è stato lanciato un residuo secondo l'elezione della grazia. E se per grazia non è più per opere, infatti, altrimenti, la grazia non sarebbe più grazia. Ma se è per opere, non è più grazia, altrimenti l'opera non sarebbe più opera. Che dunque? Israele non ha ottenuto quello che cercava, ma gli eletti l'hanno ottenuto, e gli altri sono stati induriti, come sta scritto. Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, occhi per non vedere e orecchi per non udire fino a questo giorno. E Davide dice: la loro mensa diventi per loro un laccio, una trappola, un intoppo e una retribuzione. Siano oscurati i loro occhi da non vedere, e piega loro la schiena di continuo. Io dico dunque: hanno inciampato perché cadessero? Così non sia. Ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocarli a gelosia. Ora, se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuizione è la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza? Infatti io parlo a voi gentili, in quanto sono apostolo dei gentili, io onoro il mio ministero.
per provare se in qualche maniera possa provocare a gelosia quelli della mia carne e salvarne alcuni. Infatti, se il loro rigetto e la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione, se non la vita dei morti, ora, se le primizie sono sante, anche la massa è santa, e se la radice è santa, anche i rami sono santi. E seppure alcuni rami sono stati troncati, e tu che sei olivastro sei stato innestato al loro posto e fatto partecipe della radice e della grassezza dell'olivo, non vantarti contro i rami, ma se ti vanti contro di loro, ricordati che non sei tu a portare la radice, ma è la radice che porta a te. Forse dunque dirai, i rami sono stati troncati affinché io fossi innestato. Bene, essi sono stati troncati per l'incredulità, e tu sei stato ritto per la fede. Non insuperbirti, ma temi. Se Dio infatti non ha risparmiato i rami naturali, guarda che talora non risparmi anche te. Vedi dunque la bontà e la severità di Dio, la severità su quelli che sono caduti e la bontà verso di te. Seppure perseveri nella bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. E anche essi, se non perseverano nell'incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo per natura selvatico e innestato contro natura nell'olivo domestico, quanto più costoro che sono rami naturali saranno innestati nel proprio olivo. Perché non voglio, fratelli, che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato come sta scritto. Il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe. E questo sarà il mio patto con loro, quando io avrò tolto via i loro peccati. Quanto all'Evangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma quanto all'elezione, sono amati a causa dei padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Come infatti pure voi una volta foste disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la disubbidienza di costoro, così anche costoro al presente sono stati disubbidienti, affinché per la misericordia a voi fatta anche essi ottengano misericordia. Perché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. Oh, profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio! Quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili le sue vie! Chi infatti ha conosciuto la mente del Signore? O chi è stato un suo consigliere? O chi gli ha dato per primo, sì che ne abbia a ricevere la ricompensa? Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen. Epistola ai Romani, capitolo 11. Epistola ai Romani, capitolo 12. Vi esorto dunque, fratelli, per la compassione di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra, e tutte le membra non hanno la medesima funzione, così anche noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo, e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Ora, avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Similmente il dottore, attenda all'insegnamento. E colui che esorta, attenda all'esortare. Colui che distribuisce, lo faccia con semplicità. Colui che presiede, presieda con diligenza. Colui che fa opere di pietà, le faccia con gioia.
L'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni degli altri. Non siate pirichi nello zelo, siete ferventi nello spirito e servite il Signore. Allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma attenetevi alle umili. Non siate savi da voi stessi. Non rendete ad alcun male per male. Cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Epistola ai Romani, capitolo 12. Epistola ai Romani, capitolo 13. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, perché non c'è autorità se non da Dio. Le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio, e quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna. I magistrati, infatti, non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora non vuoi temere l'autorità? Fa ciò che è bene, e tu riceverai lode da essa. Perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene. Ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada invano. Poiché egli è ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. Perciò è necessario essergli sottomessi, non solo per timore dell'ira, ma anche per ragione di coscienza. Infatti, per questo motivo pagate anche i tributi, perché essi sono ministri di Dio. Dediti continuamente a questo servizio. Rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto, il tributo a chi dovete il tributo, l'imposta a chi l'imposta, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate alcun debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti questi comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, non desiderare. E se vi è qualche altro comandamento, si riassumono tutti in questo: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa alcun male al prossimo. L'adempimento dunque della legge è l'amore. E questo tanto più dobbiamo fare, conoscendo il tempo, perché ormai è ora che ci svegliamo dal sonno, poiché la salvezza ci è ora più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata ed il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in moralità e dissolutezza, non in contese ed invidie, ma rivestitevi del Signor Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfare le sue concupiscenze. Epistola ai Romani, capitolo 13.